Declinazione è. Questa come la pari? Di seconda. Brava bestia, Cor Cortis di seconda declinazione. Di terza. Brava bestia, para di terza e ti infilto come un pollo. Là, là, op, là, op, là, op, 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 attenzione. Ecco che cosa sai fare tu con la spada. Sai consegnarla all'avversario con tanti ringraziamenti se ti lascia la pelle. Ehi, padre Eusebio, sarà bene che lo mettiate in cucina questo giovinotto. Chi lo sa, forse lo spiedo lo maneggerà meglio della spada. L'ho fatto apposta. Quella botta la conosco a memoria ormai. Guardate com'è contento. Ma se non se la prova mai, come fa a finirgliela per domani mattina? State pulire dalla punta la veste! Ricordati di mia. Questo solo mi dai, Violante? E chi altro? Sono poveretta io. Un bacio non me lo dai? Domani mattina siamo marito e moglie. Certo che te lo do. Domani mattina. Non mi dai un bacio? No, eh? No. Bravissimo! Tu ti perdi l'anima, intanto fai perdere pure le bestie del convento! Per voi state tranquillo, padre Gulì, vi ritrovo sicuro! Facciato! Guarda! Guarda là quella povera bestia! Che c'è? Che è successo, Bianchina? Pratica lo zoppa, tu picchia, monaco fatti e scordati di mia. Blasco, guarda là, Violante, corri presto! Lasciatemi, vigliacchi, vigliacchi, Blasco! Blasco, thank you.
sei un amico. Sai come stanno le cose. Sai quanta fretta ho di arrivare a Palermo. Sai che cerco la mia fidanzata e te la pigli così comoda. Dite un po', nonnino. Avete visto passare una carrozza? Carrozza? Sì, sì, c'è il mio genero che ci pensa. Mio genero. Pannuzza! Pannuzza! Qua c'è carrozza! Carrozza da aggiustare? Ma no! Volevo sapere se è passata una carrozza a quattro cavalli con una ragazza che andava verso Palermo. Carrozza con le ragazze che vanno a Palermo, ne basta uno ogni minuto qua davanti. E va bene. Andiamo, Luigino. Andiamo su, non fare il sordo. Tu mi conosci, sai che se mi attaccano i nervi ti spacco la testa. Scusate, giovinotto. Il convento dei Minimi di San Francesco. Sapete se si trova da queste parti? Se lo so, ne vengo ora. Sta laggiù, guardate. Se voi prendete la prima trazzera a destra e non la lasciate più... Tra 5 minuti vedrete il campanile. Aspettate, vi do l'asino. Non ci pensate, lasciate fare a lui. Vi porta diritto al convento. Lo consegnerete ai frati. Vi conviene, no? Vi cambiate le scarpe. Non vi va? Grazie. Addio! Chi apre la porta e chi si presenta? Il marito. Consigliere, passeggeri gratis, portiamo? Guarda. Sì, sì, vieni pure, carogna. Ma fa che ti ritrovi. Mi chiamo Blasco da Castiglione. Mi puoi trovare quando vuoi a Palermo, alla locanda del Messinese. Che ha detto? Ha detto che si chiama Blasco da Castiglione. Potete trovarlo a Palermo, alla locanda del Messinese. Ah, sì? Qui, guarda chi c'è. Matteo! Matteo! Eccellenza? Beh, allora, com'è andato? Tutto a posto, eccellenza. Ah, bravo, Matteo. E hai trovato difficoltà? Oh, niente, è un po' vivace, ma poi si è persuasa. Per certe cose, Matteo, bisogna lasciarlo gamba. Fare. E dove l'hai sistemata? Alla mola spaccata. Ho capito, benissimo. Io ora accompagno il signor Marchese e al mio ritorno ci vediamo. A sua disposizione. Addio, gran birbante. Vieni, te la sei meritata. Grazie, eccellenza. Ah, senti, Matteo. Fammi la cortesia, quando sei a Palermo, va alla locanda del Messinese e cerca di un certo, come ha detto che si chiama? Blasco da Castiglione. Ah. Blasco da Castiglione, ho capito. Sì, e gli dai un bel carico di legnate. Ma legnate. Addio, Matteo. Ah, senti, alla mola spaccata c'è sempre quella zingara, quel fior di bellezza. È palasarda, eh? Sì, eccellenza. Avanti, mangiate. Voglio vedere se questa volta ci sputi sopra. Ha un profumo da resuscitare i morti. Ti manco la vitella, va bene, che vuoi, bellezza? Un galletterrasso tenero tenero? Non voglio niente. Ah, no, niente no, poi ti sciupi e di chi è la colpa? Di Peppa la sarda. Niente no, ai signori le pollanche gli piacciono grasse. Tieni. Oh, lasciami, come una cagna mordi. Non fare pazzie, sai? Hai ragione tu che non ti posso toccare. Maria addolorata, tenetemi le mani. Vado di non fare pazzie, sai? Li senti? Quando sentono l'odore di carne umana non li tiene più nessuno. Scusate,
Sapete dove resta la locanda del messinese? C'è molta strada da fare, giovanotto mio. Guarda, devi prendere di là. Vai fino in fondo alla strada, poi volte a sinistra, poi sempre diritto fino alla piazza, poi vai a sinistra, giù 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 fino in fondo alla chiesa grande con due campanili, poi a destra, poi a sinistra, poi a destra, poi dritto, poi quando sbocchi di là, vedi, vieni diritto qua, ti volti e sei arrivato. Possiamo avere... Aiuto! Lasciatemi! Aiuto! Aiuto! Bisacchi in tanti contro una donna! Oddio, signora! Signora! Non c'è più nessuno, sono fuggiti! Oddio! Aiuto! Gente! Aiuto! Aiuto, gente! Aiuto! Bigliacchi, brutti sacchi di carbone! È morta di paura, poveretta! Ah, beh, siete viva, questo vuol dire che non siete morta! Bel discorso che ha fatto, eh? Buongiorno. Lasciatemi stare. Buoni a nulla. Hai faccia grossa, amico mio. Sai, quando vedo soverchierie... Che c'entri tu? Lascia fare i piedi. Cosa? Io quando vedo birri non ragiono più, caro mio. E perché? C'è birro e birro. Ma che? Il messinese, per favore. Ho una lettera. E che so io del messinese? È uscito per 10 minuti e sono 2 ore che è fuori. Che so io dove va? Ho capito, grazie. Vorrà dire che l'aspetterò. Mm-hmm. Come siamo belle. Che c'è? Allegria, allegria, signore. Se era vino bianco, ma vino rosso, porta fortuna. Fortuna un corno, giovanotto. Potresti fare più attenzione, mi pare. No, avete ragione, scusate tanto, signore. Levatevi di torno, ti dico io, ma... Quanti nemici ti stai facendo, caro mio? Come ti chiami? Blasco, io Gegè. Sai chi è? Niente po' di meno che Razzanale. Ma qui un certo Blasco da Castiglione. Zitto. E perché posso conoscere per nome tutti quelli che vengono qui ubriacati? Serva vostra, eccellenza. Quello è un birro. Lo vedi? Che mi dai ragione? Che c'entra? C'è birro e birro, eh? Ah, sei qui finalmente. Si può sapere dove sei stato fino ad ora? Non cominciare. Non cominciare. Mi dici, esco per 10 minuti e invece... Il solito, Don Pietro. Ma rosso, rosso, abbiamo detto, non bianco. Scusate. Ecco, siccome io devo vedere il capitano di giustizia, padre Eusebio mi ha dato una lettera che devo portare al padre guardiano dell'ospedale della Carità, perché lui mi deve fare una lettera per il priore dei padri della passione, che poi mi deve fare una lettera per Monsignor Arcivescovo, e Monsignor Arcivescovo mi deve fare una lettera per il capitano di giustizia. Adesso... Ma la lettera di padre Eusebio? Ah già, nella bisaccia. Vieni qua, vieni. Ma la bisaccia? Dov'è la mia bisaccia? Ah, sì, l'avrò perduta quando mi sono azzuffato con quei bigliacchi col cappuccio. Ma che c'entro io con la vostra bisaccia? Ecco, è stato padre Eusebio che mi ha detto, vai dal messinese. Non l'avreste per caso una stanzetta? Magari con... Scusate, è sceso qui un certo Blasco da Castiglione. Scusate, è Ma sceso come volete qui... che lo conosca io? Bravo. Così va bene, ma devi stare in guardia. Bada, c'è troppa gente che cerca di te. Puoi vedere se c'è posto a questa locanda qui a destra alla voltata, alla mezzaluna. Sì, maestro. Dice di essere lo scudiero del defunto conte della Motta e che deve consegnare un documento assai importante al fratello del conte. Sì, al capitano di giustizia. Credo che lo porti nella bisaccia. Giustizia per tutti. Ho capito, sta bene, maestro. Dio confonda i tiranni. Thank you.
la compagnia. Tra poco non avrai più voglia di scherzare, giovanotto. Vedrai. Padre Gulì non è d'accordo con voi. Dice che farò il buffone anche sul letto di morte. Tu hai osato contrastare l'azione dei Beati Paoli. Io? E chi riconosce i Beati Paoli? Non fare lo sciocco più di quanto non sei. Adesso avrai una lezione che... Scusate, ma poco fa dal Messinese c'era un signore che aveva proprio il di fettuccio vostro. Fermatevi! Giustizia per tutti. Io non voglio gli anni. Fatelo alzare. Slegatelo. Ora, giovinotto, ascolta bene quanto ti dico. Tu sei generoso, ma sconsiderato. Hai creduto impedire una violenza apparente e invece ti sei reso complice di una violenza effettiva. Hai impedito un atto di giusta rappresaglia contro le infinite ribalderie che si consumano giorno per giorno ai danni del popolo, ai tuoi stessi danni. Però hai cuore ardito e mano pronta. La fratellanza dei Beati Paoli è nata per difendere il popolo contro i tiranni, i deboli contro i forti, per combattere gli iniqui privilegi e per ristabilire la giustizia. I nemici del popolo, i tuoi nemici, sono i nostri nemici. Vieni con noi, i fratelli ti accolgono. Quali fratelli? Io figlio unico sono. Sei presuntuoso e di vista corta, ragazzo. Sì, ma se metto quella polvere in testa, che vi pare? Che ci vedo meglio? Sciocco, il mistero è la nostra forza. Sarà, ma io le mie cose mi piace farle con la faccia che mi ha fatto mia madre. Pensaci bene, so perché tu sei a Palermo. I fratelli ti aiuteranno. Già, ma con questi cappucci, come faccio a sapere chi è che devo ringraziare? Sta bene, rimettetelo in libertà. Una delle solite invenzioni che vi suggerisce il demonio. È terribile il duca. Non solo, ma anche qualche alto funzionario del governo. E del comune. Del comune. Voi, allora. Il signor razionale Beato Paolo. Non è possibile. Ma meraviglia. E questo spiegherebbe la temerarietà. E anche l'impunità. Guardate che il colpo che hanno tentato ieri... Quale colpo, scusate? Ma come, barone? Ma in che mondo vivete? La contessa. Non hanno tentato di rapire la contessa Gabriella? Ah. Chi mi nomina? Chi pronuncia il mio nome in vano? Voi, duca? Io non ho aperto bocca. Male. Se fosse vero che mi amate come dite, il mio nome dovrebbe essere sempre sulle vostre labbra. Infatti vi nomino ad ogni istante, ma col muto linguaggio del cuore. Bugiardo. E voi gli date sempre la soluzione, signor abate? È il mio ministero. Non la do anche a voi? Signor duca, vi sequestro. Tutte le dame reclamano il campione. Ogni resistenza è inutile. Venite. Ho la parola. Oh, no, il duca è nostro. Ma ve lo restituisco subito. Avanti, un minuto solo però, un minuto solo. Va bene. Mi dispiace di avervi disturbato, visto che eravate in buona compagnia, ma devo comunicarvi una cosa molto importante. Caro duca della foresta, questa volta credo che
li schiacciamo. Ho una denuncia anonima. Pare che il covo di questa canaglia sia... Già, Coriolano. Sapete dove sarebbe il covo dei Beati Paoli? Il diavolo, sotto i miei piedi. All'osteria del Messinese, proprio accanto al mio palazzo. Ma come lo sapevate? È un pezzo che si dice. E perché non me l'avete mai detto? Ma perché è una panzana. Abbiamo anche noi i nostri informatori. T'ho detto che non è giorno di udienza. Ma io non posso aspettare. Gli devo parlare subito. Mi hanno rubato la fidanzata. Fidanzata o coniugato o vedovo o nubilo o concubina, quando non è giorno di udienza non passa manco domeneddio. Ma io vi dico che... Niente meglio, te ne puoi andare, vai. Ehi, giovanotto, giovanotto! Te ne puoi andare. Un consiglio da amico, vai via. Vai, vai. Per il cuore di Maria Santissima, Vergine Mascia, un povero storpio cristiano che avete la vostra belle gambe, un poco della madre. Per favore, tre quarti di quello d'oggi. Vengo subito. Salutiamo. Fanno nomi, nomi di bellissime dame, alto locata. È verissimo, ho sentito anch'io parlare. Anch'io ne ho sentite delle belle sul conto vostro, signor Cassano di Giustizia. Ah sì? Che cosa, che cosa? Andiamo, vorrei sapere. Signora Abate, voi incitate alla maldicenza, non è del vostro ministero. Oh, soltanto per vedere fino a che punto la malvagità umana... Pensate che la povera gente, sobillata evidentemente da quei famigerati Beati Paoli, crede veramente che manchi il grano in Sicilia perché voi, conte, lo incettate e lo rivendete a carissimo prezzo fuori dell'isola. Possibile. Popolo ignorante. Ignorante e ingrato. Fermo! Fermami! Matteo! Matteo! Fermalo! Via tutti! A Matteo credevi di fargliela, birbante. Ma ce ne vogliono 100 come te, e poi 100 ancora, e poi non bastano. Andiamo, andiamo. Che c'è? Adesso ti sei rotto una gamba e una sana non ti basta. Muoviti, cammina. Coraggio che non muovi. È un momento. Avanti, cammina. Vai!
Via Marmotte! Scendi, scendi, giovanotto, vieni giù! No, no, neanche me lo sogno! Se prima non ho parlato col capitano di giustizia, io non scendo! Beh, senti, scendi! Ti ci faccio parlare io col capitano di giustizia! No, non me la fate! Ma come, non ti fidi della mia parola? Non ho la faccia del galantuomo io! Voi? E che volete che vi dica? Le facce dei signori io poco le conosco! Ma è lui! Raimondo! È il mio salvatore! Ah, sì, sì! Bene, bravo! Evviva! Bravo, bene! Perché? A te pure hanno rubato la fidanzata? No, non scherzate. Io devo parlare col signor Conte di cose importantissime. Ah, sì? E allora te ne dico una io, a te pure importantissima. Se non te ne vai via subito, ma sai cosa vuol dire subito? Ti rompo l'ossa. Parola di Matteo. Vattene. Beh, giovanotto, da questo momento tu sei il primo maestro d'armi del corpo delle guardie. Io primo maestro d'armi? Mi dispiace tanto, ma né primo né secondo, né maestro né scolaro. Io sono a Palermo perché voglio parlare col capitano di giustizia. Ma si può sapere che diamine vuoi da capitano di giustizia? Che cosa voglio? Voglio che certi svergognati mi hanno rubato la fidanzata. E se li trovo, vi garantisco che se li trovo. Tanto meglio allora. Se tu sei un personaggio importante come il primo maestro d'armi, che vuoi? C'è di là. Ma che dici, stupido? Sì, signore, eccellenza. Il vostro povero fratello, che Dio l'abbia in gloria, è la... Che c'è? Cattive notizie? Che notizie? Le Beati Paoli. Non dicevate? Ah! Sì, sì. Chissà, forse in questo stesso momento... Sì?
bottega! C'è nessuno qui? Vengo, chi è? Siete la moglie del messinese, voi? Sì. Vostro marito? È uscito adesso. Sta bene, vuol dire che lo aspetteremo. Poi, qua! Venite con noi. Ma noi non abbiamo fatto niente. Stiamo arrivando ora da Trapani. Ah, sì? E perché non siete rimasti a Trapani? Era molto meglio per voi, non vi pare? Voi, ed anche voi, alzatevi, su, svelti, andiamo. Via. E tu? Tu da 20 anni porti questo con te? 25, sì, signore, eccellenza. Fui ferito in Spagna col signor Conte, buon'anima. Poi feci naufragio, poi fui schiavo in Algeri per quasi 10 anni. Poi... E hai passato di tutti i colori, povero diavolo. E, senti, tu sai quello che c'è scritto in questo foglio? No, signore, eccellenza. Ti sono grato, vecchio Andrea. Ti sono tanto grato. Mi hai portato l'ultimo pensiero del mio povero fratello. Ma ora hai finito di patire. Te ne starai tranquillo qui, in questa casa, dove hai servito il mio povero fratello per tanti anni. Avanti. Matteo, che venga qui subito Matteo. Sì, signore eccellenza. Chi l'ha dato? Ma diavolo dell'inferno. È svenuto. È forse questo, signor Conte? Ah, a Matteo. Ah, eccellenza, eccellenza. Ma avete tanto perduta la stima. Vi pare che Matteo non pensa per prima cosa a frugare le tasche di... Hai ragione, Matteo. Grandissimo birbante. Hai ragione. E di questo qua che ne facciamo? Lascialo rifiatare. Oh, lascialo perdere. Delirato. E siete riuscito a capire qualche cosa di quello che diceva? Diceva sempre le stesse cose. Castiglione, padre Eusebio, padre Minimi, Conventino, San Francesco, Castiglione. Facciamo almeno che non sia morto invano. Partite oggi stesso per Castiglione.
canaglie evidenti hanno in mano il documento. E anche il vecchio hanno in mano e l'hanno fatto cantare. Non credo che ha potuto cantare molto. Comunque, c'è una sola cosa da fare. Scovare il giovanotto prima di loro e poi... Il giovanotto non c'è più, che se ne fanno del documento i beati Paoli. Appunto, e questo è un lavoro per te, Matteo. Per me, che sì. Dice eccellenza. Non c'è Blasco ora. Caspita come l'avete vestito, pare un generale. Subito. Non mi fare geloso ora. Bisogna cominciare a cercare la lettera del nostro titolo. Chissà che non ci fosse qualche villano che ancora si ricorda. Veramente, il vecchio ieri, mentre delirava, nominava spesso Castiglione. Ah, sì? Sì. E cosa aspetti a dirmelo? Parti subito per Castiglione, allora. Eccellenza. Avanti. Blasco. Vieni avanti. Ti ho fatto chiamare perché a mezzogiorno c'è il Tedeum alla cattedrale. Oh, fatti vedere come sei bello. Dunque, senti, ti voglio allo sportello della mia carrozza. Con un cavaliere come te non avrò paura. Ma avvicinati, per favore. Non posso alzare la voce. Quel ballo a palazzo stanotte mi ha rovinato. Non parlate pure così, vi sento benissimo. Scusate, ma è vero che voi avete un figlio della mia età? Cosa? Mio marito lo ha, non io. Il contino mio figlio. È figlio di primo letto. Ma tu, scusa, quanti anni mi dai? Io nemmeno uno. Quelli che ho me li tengo. La tua fidanzata quanti anni ha? 20. Ma io ne ho qualcuno di più. No, lo credo. Perché? Ti sembro tanto vecchia? No, tutt'altro. E dimmi, è bella la tua fidanzata? Sì, è. Più bella di me? Beh, un altro tipo. Naturalmente è la più bella di tutte le donne. Beh, si capisce. Per un fidanzato la fidanzata è la più bella di tutte le donne. Perché se ce ne fosse un'altra di donna più bella, allora lui si sarebbe fidanzato con quell'altra donna e non con la sua fidanzata. Bel discorso, eh? Padre Gulì dice sempre che non si capisce mai niente di quello che dico. Oh, per questo si capisce anche troppo bene. Allora, senti, vieni qui. Siamo intesi? Mi accompagni tu stamattina, mi difendi tu. Per il conte vostro marito, per esempio, voi siete la più bella. Bella soddisfazione. Ah, lui sì che se ne intende. Lui è un vero signore. Non è come me che sono un povero contadino. Lui è come un re, tutta Palermo è sotto a lui. E poi generoso, un cuore, tutto carità. È un santo, la mia vita gli darei. Sapete che la mia fidanzata me la fa ritrovare lui? Davvero, ha già dato ordine a Matteo. Senti, se lasciassimo andare un momento il conte e la fidanzata e anche Matteo. Vieni qui, non voglio che ti vedano. Che c'è? Il bagno è pronto, eccellenza. Ho capito, sta bene, Mariuzza, un momento. Mariuzza, avete visto Blasco quel giovanotto? Il signor conte lo vuole subito. Blasco. Avete sentito? Il signor conte mi vuole, no, mi no. Vuole subito. Scusate. Che stupida. Però... Prendi con te qualcuno che conosca bene il paese. Matteo, fa venire quel tuo uomo. Penso io. No, no, non mi posso allontanare da Palermo se prima non ho trovato Violante. T'ho detto che Violante a Palermo. Ci pensa Matteo a trovartela. Eccellenza? Disturbo? Figurati. Buongiorno, cara, ben alzata. E tu, intanto, mentre vai incontro a mio figlio, te la cerchi per conto tuo, anche in campagna. Chissà. Io me ne intendo. Quando un signore rapisce una villana, sai spesso dove la nasconde? In una masseria.
capisci? In campagna, e chi ci va a pensare? E tu con questi fai cantare anche le pietre. Permesso? Oh, vieni avanti, vieni. Vedi lui? Le conosce una ad una le pietre. Eccellenza. Vieni avanti, Cesè. Lui è un uomo in gamba. Allora, Matteo, dagli due buoni cavalli e che partano subito, va bene? Bene, eccellenza. Matteo. Vengo subito, eccellenza. E tu, mi raccomando, dove senti puzza di Beati Paoli, dagli sotto, eh? Quella violante tu non riuscirai a trovarla. Ma veramente io so dove si trova. Ah, sì? Sì. Bene, se tu sai dove si trova, senti allora cosa devi fare. È innocente, liberatelo, vi prego! Vi prego, liberatelo, un povero padre, vi scongiuro, liberatelo! Oh, liberatelo! Sono sentito mancare sotto l'improvviso, non capisco proprio. Guardate un po' voi. Ma io non ci vedo niente. È curiosa però. Perché curiosa? Ti si azzoppa la bestia? Giusto, giusto qui davanti, eh? Che vorresti dire? Che non c'è birro e birro. Tutti di una pasta siete. Ci vediamo al ritorno. Aspetta, Blasco! Dove vai, Blasco? Non sai la strada! Pepe, lascia stare. Ce n'è ancora di quella famosa botta, l'ultima destra, vicino alla scala. Ce n'è ancora. Assassini sono. Strappare il cuore così a due poveri vecchi. Ma ora datevi pace che la vostra figliuola ritornerà. Capite? Rubarci la figlia così, proprio alla vigilia delle nozze.
Ah, se c'era qui Blasco... Ah, e questo Blasco, dicevate, doveva sposare la vostra figliuola, cosicché lo conoscete bene, no? Si può dire che lo abbiamo visto nascere. Ma la madre di Blasco, era la moglie di chi? Di un gran signore, ma il marito era un titolato. Era alla Spagna, alla guerra. Non parte, figliuolo. Non ci disse mai il nome. Mai, è vero. La sera che arrivò qui, faceva temporale, tuoni, fulmini. Mezza morta era, povera donna, con quella creatura di qualche mese in braccio. Mi disse, in nome di Maria Vergine, madre, salvate mio figlio. Perché il cognato, per prendersi tutto, glielo voleva ammazzare? E ci aveva già provato quell'infame, il figlio di suo fratello, il suo stesso sangue. Ah, che cose. Che cose. Poi la madre morì e il bambino rimase con noi. Come un nostro figlio l'abbiamo cresciuto. Fino a una certa età. 7 anni. Poi, siccome qui vicino c'è un convento. Lo abbiamo avuto da quella buona gente che aveva circa 7 anni. Era un bambinetto sveglio e di ottimo cuore. È venuto ed è rimasto qui con noi. È stato un po' il figlio del convento. Ha lavorato con noi, si è udito con noi. Il nostro padre Ferronio, grande spadaccino, gli ha insegnato la scherma. Un nostro giovane converso che è un appassionato musicista, un po' di musica. Io, molto modestamente, si intende, quel po' di latino e di lettere che so. Nel caso capite che se un giorno, tutto è possibile, le vicende della vita lo restituissero al suo... Capisco, al suo rango. Appunto. Scusate, padre, questo ragazzo non aveva per caso due nenè? Sì, qui, due nei. Ah, sì, precisamente. Due nei molto caratteristici. Bella ragazza! Dov'è la mola spaccata? Qua sotto, alla voltata! Grazie! Porta gli fiori alla Madonna! Vieni qui, vieni qui, sta buona! Con questo caldo mi fai sudare! Peppa! Peppa, vecchia strega, vieni su! Aiutami ad acciuffare questa pollanca! Passa di qua, tieni la ferma! Ehi, che fai tu qui? Un momento, giovanotto. Esci, Violante. Aspettami là fuori. Il padrone qui sono io. Mi sembra di averti già visto. Dove ti ho visto? Sulla strada per Palermo mi avete visto. Sulla strada per Palermo? Ah, sì, sì, sei proprio tu, quello delle frustate. Sono io, sì signore. Ti sei molto ripulito, hai fatto fortuna. Devi aver trovato un protettore. E com'è finita poi? Avevo dato ordine a un mio uomo di cercarti dal messinese e di accarezzarti il croppone. L'ha fatto? No. No? Proprio? La parola è parola. Rimediamo subito. Come osi, cialtrone? Il mio groppone è qui dietro. È a vostra disposizione. E pensi che io possa battermi con uno straccione tuo pari? Che volete farci? Dovete fare questo sacrificio. E sta bene. Vuol dire che invece di avere qualche livido nella schiena, avrai un bel buco nella pancia. Certi briganti sono venuti giorni fa a Castiglione a portar via questa ragazza. Sei molto curioso, giovanotto. Già, perché la ragazza è la mia fidanzata. Ah, sì? Allora non ti finirò, perché me la voglio godere sotto i tuoi occhi.
potrei divertirmi io ora, col tuo groppone. Ma certamente padre Eusebio direbbe che ho fatto male. Eppure padre Ferronio. Prendi, ti regalo la tua spada. Ma se vorrai ancora fare il prepotente, impara almeno a maneggiarla meglio. No, figliacco! No! Violante! Violante! Nostro figlio non connette più, ha perduto la testa. Si figuri, reverenda madre, che la vuole sposare. Oh, vergine della salvezza, che cosa? La rovina della nostra casa, una delle più nobili casate della Sicilia. Una donna di quelle, lei mi capisce, ma proprio di quelle, moglie di nostro figlio. Si figuri che scandalo per tutta Palermo, per tutto il reame. Io impazzisco, impazzisco. Le assicuro, reverenda madre, che la testa non mi regge più. Non si disperi così, eccellenza, abbia fede. Per l'altare della nuova cappella, grazie, madre. Grazie, sempre generosa, eccellenza. Ma vedrà, vedrà che la Vergine del Conforto le farà la grazia. Ora, come le ho detto, noi ci mettiamo nelle sue mani. È un'opera di carità, veda, madre. Bisogna sorvegliarla continuamente, non farla uscire mai, non farla parlare con nessuno. E non si fidi, madre. È falsa, scaltra. È una vera commediante. È qui? Sì, qui, eccellenza. Che Dio la illumini, eccellenza. Grazie, madre. Ebbene, cara figliola, come stai? Come ti trovi? Tu non mi conosci, ma io sì. Tu sei una povera ragazza che ha la disgrazia di essere piuttosto carina. E allora della gente cattiva ha messo gli occhi su di lei per spingerla sulla via del peccato. Non è così? Avvicinati, cara. Vieni. Ecco. E io sono una persona che l'ha saputo e ti ha salvata perché è una madre e per fortuna di tanti perseguitati e anche una signora potente. Mi conosci ora? Grazie. Oh, non sono venuta per sentirmi ringraziare. Si fa il bene per il bene, se si conta sulla gratitudine a Dio merito. Sono venuta invece per dirti che se qui dentro sei al sicuro, fuori c'è il pericolo. E questa è la ragione per cui, per la salvezza del tuo corpo e dell'anima tua, ti dico, resta qui. Abbraccia questa vita di purezza e di preghiera. Prendi i voti che ti salveranno per sempre dalle insidie del mondo. Ascoltami. No, signora, vi ringrazio, ma non posso. Cosa? Non puoi? Che significa non puoi? Non posso perché non ho la vocazione e poi perché... perché ho già dato la mia parola ad un giovane. E ti pare questa una buona ragione per... Certo che è una buona ragione. Io sono nata per farmi una famiglia, lavorare, avere dei figli, stare contenta nella mia casa con mio marito. È un bravo giovane, sa. Allegro, forte, affezionato, un cuore d'oro. E poi se lo vedesse, che bel giovane, stupida. E proprio a me lo dici. Insomma, la conclusione di tutte queste chiacchiere. Questo giovane esiste o non esiste? Altro se esiste. Ah, e dov'è? Qua vicino, vicino assai. Matteo, non mi far perdere la pazienza. Dov'è? Qui. Qui? Sì. In casa mia? In casa vostra, eccellenza. Ma che dici? Guardate, perfino questi qui. Io non ci avevo mai fatto caso, ma pare il suo stesso ritratto.
Maria, ma il signor Conte Bonanima assomiglia tutto a... Chi ti ha chiesto il tuo parere, vecchio imbecille? Porta via subito quel padre e mettilo in soffitta. Anzi no, in cantina. Non mi hai capito? Che aspetti? Blasco. Possibile. Blasco da Castiglione, possibile. Proprio così, maestro, non c'è il minimo dubbio. Ho parlato col priore del convento, è proprio lui il figlio del conte Emanuele, tant'è vero che c'hai due nenè. I due nenè? Ma cosa dite? C'hai due nenè... I due nei come il padre. Disgraziato, è venuto a cacciarsi proprio nel covo del leone. Nel covo, maestro, proprio nel covo. Aspetta, aspetta, fermati, ascolta un momento. Così ti presenti. Al cancello mi hanno detto che vuole parlarmi immediatamente. Aspetta. Lasciami. Maria Vergine, chissà che cosa succede ora. Il contino è tornato un'ora fa e pare che... E Matteo, si aspetta come la riporti lui, Violante. Basta dire, Birro. Perché? Che cosa vorresti dire? Ah, dov'è? Dov'è questo satanasso? Ah! Bell'acquisto che ho fatto, parola d'onore. E ci posso proprio contare su un tipaccio come te. Ma come ti piglia il mio servizio per acciuffarmi tutti i beati Paoli? E tu per prima cosa mi apri la gabbia a quei tre o quattro che ero già riuscito ad ingabbiare. Ti mando incontro a mio figlio perché me lo riporti a casa sano e salvo ed ecco cosa mi combini. Beh, non mi dici neppure buongiorno? Andiamo, Blasco, non fare quella faccia da babbeo. Il primo maestro d'armi del corpo delle guardie. Qui, sveglia, andiamo. Facciamo la pace, va là. I torti sono tutti dalla parte mia, lo riconosco. Scusami se ti do la sinistra, ma la colpa non è mia. Saremo amici, vedrai. Ti aiuterò a ritrovare la fidanzata. Sì, gliel'ho promesso anch'io. E beviamo subito... Alla pace e all'amicizia, ragazzi. Saremo addosso insieme ai beati Paoli, perché spero che l'avrai capito. Sono loro che ce l'hanno soffiata. Mentre noi di là come due stupidi non pensavamo che a bucarci reciprocamente la pelle, quelle canaglie tranquilli si portavano via la ragazza. Ma se vi capitano fra le mani, vi garantisco... A te, primo maestro d'armi. Oh, grazie, eccellenza. Ma no, che fai? L'ho dato a te. Oh, non sia mai detto, eccellenza. Ma no... L'ho dato a te. Ma vostra eccellenza vuole scherzare. Il contino è un conte, un gran signore, un nobile, un titolato, è l'erede di una grande casata. E io non sono che un povero zappaterra. Ma no, tu sei l'offeso ed è giusto che... No, no, eccellenza, mai. Ma sì, certo, ha ragione papà. Non sia mai detto, non sia mai... Ma quando c'è una dama, la prima coppa aspetta alla dama. Bene, bene, buon augurio. Vino per terra, vinta la guerra. Vuol dire che il nostro ferito guarirà rapidamente. Si può salutare più da vicino questo illustre ferito? Come no, sempre benvenuto il duca Coriolano. Contessa, oh! Cor cordis. Terza declinazione. Ohé, anche di latino sappiamo. Merito di padre Eusebio, poveretto. Una pazienza da santo. E dunque, domani sera, ve ne ricordate? La mascherata? Le mille e una notte. Sarà una cosa veramente bella. A proposito, signor Conte, gli ufficiali della guardia sono invitati, si intende? No, no, niente. Per qualche sera la truppa tutti in caserma. Oh. C'è in aria qualche cosa? I beati Paoli? Ma no, per carità. Dopo la mostra delle gogne di ieri, per un pezzo almeno la cresta, i beati Paoli non l'alzeranno più tanto. Thank you.
Matteo! Matteo! Ritratto del signor Conte Buonanima. No, no, non l'ho portato in cantina. Non ho avuto il coraggio. È di presto, bestia. Dove l'hai messo? Là. L'ho collocato là. Ma come? Là era. Fino a ieri sera. Ve lo giuro, eccellenza. Su tutti i miei morti, ve lo giuro. Ma sì. Va bene, non t'agitare. È qualcuno che ti ha fatto uno scherzo. Ecco, sì. Si troverà. Non ha importanza. Vieni, Matteo. Io vorrei perdermi l'anima. Vorrei morire ora, eccellenza. Eccellenza, il diavolo c'è. Non mi persuade il vecchio. Ho tanto idea che... Sì, fa lo scemo più di quello che non è. Tu che faresti? Io? Dici? Sì. Povero vecchio. Ma... Ho quel foglietto del... Eccolo. Ma... Fino alla mola spaccata mi avete fatto correre. E volete pure avvelenarmi come un toro. Vigliacchi. Ma se me ne capita uno, gliela aggiusto io il cappuccio, parola d'onore. E avete la faccia di dire che andate contro i prepotenti? Più prepotenti di voi? E più vigliacchi di voi? Con le donne e con la gente che dorme ve la pigliate. Ora! Ora che ho gli occhi aperti, fatevi avanti. 10, 20, 100 le voglio di beati Paoli. Vi mangio vivi tutti quanti siete. Avanti! Coraggio! Senza armi sono. Pure questo butto via, guardate. E quel sacco di carbone. Quello che predicava, che si dava tanta importanza... Quel buffone con la collana, perché non si fa vedere? Sua eccellenza il marchese Ramon de la Sierra, ambasciatore di Sua Maestà Cattolica il re di Spagna. Grande onore, eccellenza. Ormirei e farami, signor. Sua eccellenza il principe di Butera e Sua eccellenza la principessa. Grazie dell'onore che fate alla mia casa. Nostro è l'onore, carissimo duca. Sir McWall, ambasciatore di Sua Graziosa Maestà il re d'Inghilterra. Eccellenza. Sua eccellenza il conte di Caltanissetta. Il principe e la principessa alleata di Villafranca. Il barone di Sant'Adriano. Sua eccellenza il duca e Sua eccellenza la duchessa di Mazzarino. Il principe e la principessa di Niscemi. Il conte e la contessa di Prades. Contessa. Sua eccellenza il conte della Motta, capitano di giustizia. Sua eccellenza la contessa e Sua eccellenza il conte figlio. Il più potente dei sultani e la più incantevole delle sultane. E il più disavventurato degli aladini. Sua eccellenza il principe della Tremouille, ambasciatore di Sua Maestà francese. Thank you.
Milano non ha risparmiato miele per le vostre bocche deliziose. Oh! Ah, dico, Antonio! Eccellenza. Che c'è, colonnello? Buone notizie, eccellenza. La moglie del messinese, quello candiere che il vostro maestro d'armi aveva liberato e che noi abbiamo ripreso, ha cantato. Ormai conosciamo il cove e ci sarà facile bloccarli, forse questa notte stessa. Se quello che voi dite è vero, questa è la volta che li acciuffiamo tutti. Ma energia e decisione ci vuole, colonnello. Eccellenza, ho già dato gli ordini, se voi mi permettete. Quella pastorella, ma molto, molto più bella e incantevole di lei, anche voi aspettate qualcuno che non viene, non è vero? Oh, quando si è accanto a voi, eccellenza, non si aspetta nessuno. Ah, perfida, le aurore non sanno avere pietà dei tramonti. Già, ma quando i tramonti sono di fuoco, come al vostro paese. Eccellenza. Ho capito. È arrivato il pastorello anche per voi. L'ho riconosciuto subito, i due nei qui. Ma che dici? Eccellenza, se volete guardate anche voi di là. Scusate, Duca. Permesso? Comandatevi, Conte. Che sappiate, c'è Blasco qui stasera? Quel giovanotto, vi ricordate? C'è. Ne siete certo? Quanto il vostro Matteo. Non l'avete riconosciuto anche voi? È mascherato da genio. Da genio delle mille e una notte. Mantello nero con molte stelle d'argento. Bene. Sotto l'occhio. È il quarto bicchiere che si scola in due minuti. Ah, vedete? Anche la signora contessa l'ha riconosciuto. L'altra mattina, io con questi occhi l'ho visto uscire dalla camera della signora contessa. Cercami il contino subito. Genio,
Genio, sei il mio cattivo genio. Mi hai stregato fin dal primo momento che t'ho visto. Quel giorno che m'hai salvata. Perché mi hai salvata? Per perdermi mi hai salvata. Cinese. Solo? Solo, ubriaco fradicio. Sta buttato sopra un sofà, ronfa come un porco. Va avanti.
ha torturato e soppresso senza pietà tutti quanti potevano essere di ostacolo alla sua avidità di ricchezza, alla sua brama di tirannico potere. In questa annata di raccolto scarso, costui non ha esitato a incettare tutto il grano esistente in Sicilia per rivenderlo a suo beneficio fuori dell'isola, condannando così il popolo alle torture della fame. E ai gemiti e alle rimostranze delle sue vittime rispondeva riempiendo di innocenti le prigioni di palazzo e rizzando i patiboli sulle piazze di Palermo. Ma questa lunga serie di delitti che voi, fratelli, ben conoscete, da che vi siete stretti in patto giurato per difendere il popolo e per vendicarlo, altri ancora conviene aggiungere, altrettanto e più nefandi, consumati in questi ultimi giorni. Costui, che si trova finalmente al cospetto del vostro tribunale, ha assassinato il fedele scudiero del conte Emanuele, suo fratello, ha assassinato il più vecchio e affezionato dei suoi servi, ha tentato per ben 3 volte di assassinare suo nipote Blasco da Castiglione, legittimo erede del titolo e delle sostanze dei conti della Motta. Giustizia per tutti. Io concordo ai tiranni. Fratelli, qual è la pena che merita il colpevole di tanti delitti? La morte. Don Raimondo della Motta, il Tribunale Supremo dei Beati Paoli vi condanna. No! No, non mi uccidete! Non mi uccidete, è tutto falso, sono innocente! No! Non mi uccidete! Sia eseguita la sentenza falso. Dei Beati Paoli. Sono innocente! Cavalieri della giustizia. No! No! Fatelo! Ah! Egli è benefattore! Assassini, vigliacchi! Fermi tutti! In tanti contro uno! Me la pagherete! Basta la mia spada a difendere l'onore dei fratelli. Via tutti, con ordine! Tu non mi scappi, sai? Seguimi! Sì, eh? Hai pronto un trabocchetto anche per me? I trabocchetti sono per i malvagi e per i traditori, non per te, che sei un leale avversario. Vieni! Giù le mani! Non sapete chi sono! C'è la scelta, primo maestro d'armi. Se siete cavaliere, toglietevi il cappuccio. Non posso. Il mistero della mia persona è la forza dei Beati Paoli. Sta bene. Me lo strapperò dal viso. E so io come. È tempo di raccontarti una storia, Blasco da Castiglione. Non mi incantate con le vostre storie. Pensate alla vostra pelle. 25 anni fa, un gentiluomo di gran nome, partendo per la guerra, lasciò una donna che amava con un bimbo appena nato. Prossimo a morire, egli consacrò in un documento che titoli e sostanze della casata appartenessero al bimbo. Un suo fedelissimo servo poté consegnare, dopo molti anni, il documento al fratello minore del defunto, il quale invece tentava per ben 3 volte di assassinare il legittimo erede. Basta con queste storie che non mi interessano. Non ti interessano? Duca Coriolano. Sì, io che ti ho difeso e salvato, perché questa storia è la tua storia, Blasco da Castiglione, perché lo sciagurato che voleva perderti era quello stesso che tu credevi il tuo benefattore, perché tu sei l'erede designato dalla sacra volontà di tuo padre, il conte Emanuele da Motta. Se ancora dubiti, guarda. Il documento è da ieri nelle mani del re. Tu porterai il nome di quel valoroso e leale gentiluomo che fu tuo padre, perché ne sei degno. No, signor Duca. Io non sono più una bestia. Me lo dice sempre padre Eusebio.
Perdonatemi. Vieni qua. Questa è la fine per i fratelli e per me. Ascolta. I titoli, i feudi e ogni altro avere in possesso del conte Raimondo della Motta, in qualità di erede del fratello conte Emanuele, caduto in Spagna, passano in diritto e in fatto al figlio del defunto, inteso Blasco da Castiglione. Ma come, non c'era più? Tu, Guido, così pochi ne hai portati? Pochi, eccellenza. No, ma eccellenza, eccellenza, per carità, eccellenza. Ma lasciami stare. No, a questo no. È quello del re. Ah, già, il re. È tardi, vi fate aspettare da re. Hai ragione. Però sempre birra, sei. Eh sì, me lo devo tenere buono il re. Perché è lui ora che me la deve trovare, Violante. Se non me la trova lui, che è re, che re è? Bel discorso. Se ci fosse padre Gulì. Ma sarà proprio vero che è morto quel diavolo dell'inferno? Altro che morto, è venuto fuori da una fogna, proprio vicino a casa mia, gonfio così. E la contessa? Il contino? Tagliata la corda. Sì, sì, li ho visti io su una barca di sale. Aiuto, aiuto! Correte! Soccorso, gente! Aiutatemi! Perché ti fermi? Eccellenza! Eccellenza, il re! Lasciatemi! 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 Violante, figlia mia, c'è il signor conte della Motta che desidera parlare. Via! Via! Non voglio vedere nessuno, non voglio parlare con nessuno! Nemmeno con me? Violante! Ma che succede, Violante? Va bene che sono vestito così, ma è possibile che tu non mi riconosca? Sono Blasco. Mm. Ma come no? No, non sei... Non siete più Blasco. Non sono più Blasco? E chi sono allora? Un signorone. Un nobile, una persona altolocata. Ebbene, tanto meglio, no? Avremo più soldi da spendere. Tua madre laverà i panni al torrente con i guanti. Tuo fratello andrà a far legna nel bosco con una bella mula bardata di velluto con i sonagli d'argento. Tu invece... No, no. Io mi ero promessa ad uno povero come me, contadino come me. A quello io mi ero promessa. A quello gli volevo bene io. Tutto il cuore e tutta l'anima mia gli avevo dato. Con quello io dovevo sposarmi, con quello. Dì. Perché? Come non ti vuoi più sposare? Perché? Perché sono diventato ricco? Perché sono diventato conte? Perché? Perché sono vestito così? No! Nemmeno così mi vuoi? Thank you.
via, via, via. Ha 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 ha!